Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qua è XT e oggi siamo tornati con un nuovo video, di nuovo con un draft challenge, questa volta speciale Toti. Questa sfida la porto ormai da tantissimi anni su tantissimi FIFA. E cosa dovremmo andare a fare noi? Noi nel draft dovremo scegliere per ogni casella il miglior calciatore, ma non di rating o di statistiche, ma di stagione. Un po' come le votazioni Toti. Perché si votano i migliori 11? Per quelli che hanno fatto il meglio nella realtà nella scorsa stagione. Noi in quei 5 dobbiamo andare a formare tutto un 11 con i migliori. Però riprendendo il periodo Toti, ovvio che noi lo vivremo al massimo con pacchetti, shoppate e tanto altro. Dove? Sul mio sito Viola, dove faccio ogni giorno live a parte il martedì e il sabato, ma proprio nell'evento Toti, sono in live tutti i giorni. E vi riporterò qui su YouTube tutti i recap alle 14.30, come detto in live su Twitch. Il mio Instagram qua sotto per rimanere sempre aggiornati, il mio Twitch in descrizione, passate se avete Amazon Prime, la sub, l'abbonamento è sempre gratuito e avete tante cose speciali. Tanti mi piace per questo nuovo draft e buttiamoci! Eccoci qui su FIFA, scaldiamo le manine e andiamo a vedere i moduli che ci dà questo gioco. Io andrei col 4-2-3-1 che da tantissimo che non lo provo, veramente da una vita. Capitani, allora, purtroppo andiamo a scoprire che le icone non si prendono, quindi scarteremo tutte le icone. Già qui vorrei svenire perché guarda qui che roba. Lorenzo Insigne, Riyad Mahrez, Di Maria, Hazard. Di Maria, gol vittoria finale della Coppa America, imprescindibile. Hazard purtroppo lo leviamo di mezzo e non sta vivendo il massimo in questi anni. Riyad, ottima performance nella Premier League, vittoria Premier League con il City. E Lorenziello, europeo. Quindi sono indeciso perché uno ha vinto la Premier League, uno ha fatto la gol vittoria finale e l'altro l'europeo. Però noi ovviamente andiamo con Lorenziello. Ognuno ha la propria scelta. Io Di Maria lo levo sempre di mezzo perché per me la Coppa America è la metà dell'europeo, anche meno guardando le squadre che ci sono e la competitività. Faccio una citazione: il secondo miglior marcatore è Gianluca Lapadula. Possiamo capire tante cose. Quindi prendo Lorenzo Insigne. Madonna, però così, ma così non va bene, vi prego, così non va bene. Tutte full icon, Ruud Gullit Prime, no! Jimenez, purtroppo lui è stato malissimo per il fatto del cranio, quindi l'infortunio al cranio. Quindi Zapata l'anno scorso non ha vissuto al meglio questa grande stagione, quindi io non prenderei nessuno dei due, però prendere Gullit è un po' una paraculata, chiamiamolo così. Zapata l'anno scorso è stato l'anno di Muriel, questa stagione sta facendo molto bene, ma noi dobbiamo contare quella scorsa. Quindi non lo so, vabbè, prendiamo Zapata, a malincuore davvero. Rivaldo bello, ovviamente, Müller, Fekir, Rivaldo e David Silva li leviamo di mezzo. Mount, grande stagione con Chelsea e Inghilterra. Müller, grande stagione con Bayern Monaco. Però io prenderei Mount, voglio premiarlo per la sua grande stagione che ha fatto sia con Chelsea sia con la nazionale. Qui nulla di nulla, beh, questo non lo conto. Icon Niro, Savenier l'anno scorso lo prendo, prendiamo, c'è solo lui perché sennò devo prendere l'icona, quindi prendiamo lui. Qua ancora niente di niente, boh, Pio Kakà. Vediamo, ovviamente cerchiamo di levarlo dopo. Però se mi dai solamente Brozovic, vai, possiamo andare sul sicuro che Brozovic fa sempre bene, bene con l'Inter. Gioca sempre là, non si muove mai, ha pure rinnovato, quindi qui Soucek. Mani bassissime. Sì, Phillips non ha fatto male con l'Inghilterra, però quel CDC, madonna di Dio, Soucek ha fatto davvero una performance clamorosa con il West Ham. Qua io vorrei soffermarmi sulla foto profilo di Dumfries, mio santo Dio. Comunque Mbabu, direi di no. Questo Traoré non ha fatto male, anzi ha fatto anche benino. Atal fa sempre il suo per la squadra in cui gioca. Dumfries non ha fatto male con l'Olanda e non ha fatto male l'anno scorso con la squadra, quindi prendere quello. Marquinhos l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa ed è lui anche un vero Toti, perché Marquinhos quasi sicuramente uscirà Toti. Questi sono i Toti che voglio, perché noi abbiamo preso i migliori secondo noi. Ovviamente voi, se notate qualche mio errore, dite
No, Exet, secondo me è sbagliato lì. Per me dovevi prendere qualcun altro che ha fatto una stagione migliore. Scrivetelo nei commenti. Ovviamente ognuno ha le proprie opinioni. Il calcio, ognuno ha le proprie opinioni. C'è chi la pensa così, chi la pensa colà. Quindi fatemi sapere un po' la vostra. Marquinhos, ovviamente era obbligatorio prenderlo perché ha tutte icon, ma Marquinhos sarà un sicuro Toti perché ha fatto una stagione clamorosa, molto molto forte. Qui altra scelta, levando Tierney ed Hector. Teo, Robertson, Cancelo. Allora, Robertson per me è uno dei più forti, davvero un grandissimo terzino, però l'anno scorso non ha fatto il massimo. Teo l'anno scorso ha fatto una buonissima stagione, si è espresso veramente bene, ma davvero João Cancelo l'anno scorso ha fatto un qualcosa, ha fatto davvero un qualcosa di incredibile. Questa stagione si è alzato ancora di più l'asticella, come detto non si conta, però è per fare l'esempio che l'anno prossimo sicuro ce l'avremo Toti. Cancelo, se non lo faranno Toti già in questo Toti, voto sicuramente lui, sia per questo che per il prossimo anno, perché è davvero fenomenale. Allora, Manuelino, Loris, Alisson, Magnan, Andanovic Serie A, Magnan Lille, non dimentichiamolo, non il Milan, quindi Lille, ha fatto grande stagione, grande rivelazione, cavolo, i piccoli che battono i grandi, il Lille, Supercoppa e campionato francese, voterei lui. Andanovic, comunque l'Inter se l'è strameritato perché era la squadra più forte ed è tuttora e sarà la squadra più forte italiana. Quindi io voto Magnan per la stagione rivelazione, diciamo così, perché Magnan ha giocato nel Lille, cioè ragazzi, Lille a chi fa paura, diciamo così. Quindi voto lui per questa cosa qui, però entrambi, tutti e tre, hanno fatto un grandissimo lavoro. Qui vabbè, il portiere già ce l'abbiamo, prendo a caso perché il portiere già ce l'abbiamo. Come detto, la challenge non a caso è difficile, perché giochiamo senza intesa. Kier per il gesto di Eriksen sicuramente va premiato, però Alaba ha vinto di più. Però prendiamo Kier per quel fatto lì, quindi lo mettiamo qui. Ed anche Greenlink, non l'avevo nemmeno notato, potevo anche prendere Alaba che comunque andava bene. Vabbè, qua prendo a caso perché c'è tutta robaccia, quindi andiamo avanti. Prendo Yarmolenko che ha fatto un bellissimo gol nell'Europeo, quindi lo prendiamo così. Oh mamma mia, aiutami tu. Allora, Yannick Carrasco, grandissima stagione e vittoria di campionato con il Atletico. Paul Pogba non sta vivendo da anni il bene, questa sua permanenza a Manchester. Heung-min Son ha fatto bene con il Tottenham, però nulla di eclatante. Tielemans è diventato veramente un fenomeno, uno dei migliori centrocampisti della Premier League, e ha fatto una stagione clamorosa. Quindi o Tielemans o Yannick Carrasco. Abbiamo già i C, quindi lui sicuramente tra i due, lui ha vinto un trofeo molto importante, quindi vado a prendere Yannick. Maele, Candreva, Ale, tifoso juventino dopo la Supercoppa, pam, triggered. Ovvio, vabbè, prendiamo Ankara. E vedi, però anche lui, come per l'altro giocatore, essendo che non abbiamo gli esterni, purtroppo andremo a mettere i giocatori dopo dalla panchina. Besso non si può prendere, questo non so chi minchia sia. Luka Modric ha fatto benino, ma nulla di eclatante. Bamba ha fatto benissimo, Bamba. E c'è Kylian Pempe, ha fatto delle statistiche clamorose, nulla da dire su di lui. Anzi, l'abbiamo visto nelle reazioni, l'abbiamo visto. Mbappé ha più gol e più assist anche di Messi. Quindi le sue statistiche, i suoi trofei li ha vinti. Però Bamba, come per Magnan, potrebbe essere rivelazione, ma non so sinceramente Bamba quanto ha dato nel campionato. Quindi per le statistiche, miglior giocatore della Liga 1 dello scorso anno, anche meritato, del 2021 ha fatto delle cose paurose, quindi andiamo. Ma tu dillo che non lo contiamo, questo non so chi sia. Vinny, non lo possiamo contare perché la stagione scorsa non ha fatto bene, ha dato un minimo, ma davvero non si conta. Salà al posto di Savenier, Messi al posto di Kakà. A fine primo tempo leviamo Mount e mettiamo Lorenziello, perché facciamo un po' di stagione lui e un po' di stagione Lorenziello per far giocare tutti. Quindi Momo, Messi e Lorenziello. Dispiace per Carrasco e Isaac che hanno avuto una stagione clamorosa, però non posso giocare con 38 giocatori in campo, se no li usavo tutti. Buttiamoci nel match. Team dell'avversario che si apre velocissimo e se ne va velocissimo. Incredibile, devastante, fenomenale, full icon con dei talenti clamorosi. Siamo finiti, però noi non buttiamo mai la spugna. Non manco male come palla. Bravo Soucek. Mount,
fuori, Soucek in mezzo, Soucek! Raga, però aggiustategli la testa, minchia, dai! Sì, bella Mount! Bella Mount! Killian! Che videogioco simpatico! Indovinate un po', team più scarso, dovremmo proprio perdere, signori della EA? Sì, Messi! Messi! Killian! Subito, appena partiti, switch fatto, dentro Lorenziello e COC Messi. E guarda qui, come laboriamo subito con le OCOC. Andiamo, 1-0. Sì, Lore! Guarda Lorenzo! Insuperabile Lorenzo. Lorenzo, finta, lo vuole. Era un un utile a gir, però si è procurato il rigore. Pam, Mohamed Salah mette il 2-0, procurato da Lorenziello, che un'azione che non si è capito nulla, un tiro vergognoso però. Vedi, Lorenziello fa solo che bene, Lorenziello, fa solo che bene il capitano. Guarda Ankara, che bella palla Leo. Boom, niente Leo, boom, chiudila. Dillo Ankara, calmi, calmi, calmi. 3-0, mamma mia ragazzi, cioè guardando il mio team e il suo team, chi di voi avrebbe detto che andavamo 3-0? Levami questo sfizio, Lore. Mamma mia, Lore. Bravo, mamma mia, Marquinhos. Boom. Incredible. Ti vedrò, Lorenzo. Al momento perfetto, Lore, la palla è tua. E sei solamente tu. Non la passerò, Lorenzo. Non la passerò. Sei solo tu. Ancora Lorenzo. Lorenzo che rientra. Lorenzo lo butta a terra e finalmente chiudiamo in bellezza. Lorenzo Insigne. Ah. Ci abbiamo fatta. Bello però il tiro finale, oh. Bravo Lore. Ovviamente per noi vincere e perdere fa niente, perché noi ci divertiamo sempre. Giochiamo ignoranti. E l'importante è solo una cosa: sempre divertirsi. Signori, sono giù al termine anche di questo video. Spero di avervi piaciuto. Come vi è sembrato come draft? Secondo me assurdo. Io ovviamente aspetto la vostra nei commenti. Spacchiamo di mi piace questo video se ne volete tanti altri. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque. Passate al mio Instagram che trovate qua sotto. Dal mio sito Viola che trovate tutto in descrizione. Ragazzi, grazie per aver visto il video. Grazie del sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous.